Ben trovato, mister. Buonasera. Come commentare questo 2-1 a favore del Rimini contro il Rimini? C'è un po' di rammarico, ecco. Sapevamo di venire a Rimini, giocare contro una squadra importante prima della classe come a Rimini non era facile. E penso che i miei ragazzi oggi abbiano fatto vedere che non c'era tanto questo grande gap noi a Rimini, ecco. Devo fare complimenti ai miei giocatori. Fino alla fine ci hanno creduto, l'hanno riaperta. Siamo stati anche abbastanza un po' sfortunati nel secondo tempo, una grandissima parata da parte del portiere del Rimini. Rammarico, sì, ho fatto i complimenti ai miei giocatori, perché bisogna continuare su queste prestazioni per il finale di campionato, cercare di fare più punti possibile per arrivare più presto possibile alla salvezza. Però penso che se loro sono consapevoli che possono fare queste prestazioni, si può arrivare a una salvezza sofferta. Ecco. Cosa è mancato a tuo avviso per fare il risultato oggi? Centimetri. Proprio si sa, noi non siamo una squadra che... Siamo una squadra, anzi, che sulle palline attive soffre molto, ma è andato di fatto, perché concediamo tanti centimetri agli altri. Rimini è parato sulle palline attive, in più, penso che gli avevamo, perdavamo non so quanti centimetri di altezza, quindi ci sta. Sa che soffriamo sulle palline attive. Dobbiamo concederne meno possibile, però penso anche il gioco che abbiamo fatto, che abbiamo espresso, è una delle qualità nostre migliori. Bisogna partire da lì, continuare da lì. Soprattutto nel secondo tempo siete riusciti anche a imporre la vostra manovra sia sugli esterni, insomma, soprattutto a non fare più essere pericoloso ai Rimini. Forse è da lì che bisogna ripartire per voi. Sì, siamo stati all'inizio un po' coperti, pensavamo che Rimini iniziasse con un 4-3, poi per primo secondo tempo abbiamo alzato il nostro interno, siamo andati quasi uomo a uomo, e penso anche che comunque Rimini sia calato fisicamente, o comunque non c'è stata quell'intensità che ha mostrato nel primo tempo. Noi siamo venuti fuori invece al contrario di quello che ha detto adesso, sulla voglia di recuperare, sull'intensità, sulla corsa, e purtroppo ci è mancato la zampata finale, ci è mancata. Però ripeto, sono contento della prestazione che hanno fatto e avevo chiesto di farne una importante per vedere che siamo vivi, per vedere che ci siamo e ho visto questo. Grazie. Grazie. Ben trovato, mister. Buongiorno a tutti. Bene il primo tempo, nel secondo forse avete addormentato un po' troppo la partita e poi avete rischiato, insomma, avete fatto vedere, non ci sono stati, diciamo, dei rischi clamorosi poi nel finale, però. Ma secondo me abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello. Penso uno dei migliori primi tempi che ho fatto in casa in assoluto quest'anno, sul piano dello sviluppo, sul piano della pressione a tutto campo, sul piano della verticalità del nostro gioco. Insomma, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo andati in stanchezza più che in gestione nel secondo tempo, perché cambiando
modulo, abbiamo utilizzato giocatori in ruoli che non sono abituati a fare e hanno corso di più del solito e sono andati un po' più in difficoltà. Non abbiamo proprio i doppioni per fare i cambi su quel tipo di modulo lì sempre alla stessa maniera, però onestamente se non c'è Deratti per terra non esce mai gol, ma non esce neanche mai un tiro in porta, quindi dispiace che ci sia dovuto fare 5 minuti di 7 minuti di tra virgolette tonde parentesi quadre graffe sofferenza, però insomma dai, onestamente non mi è piaciuta se vogliamo la mentalità in certi momenti del secondo tempo, perché si poteva guardare avanti e invece abbiamo fatto un pareggio di troppo, però non stavamo tutti così bene in quel momento lì per pensare che poi l'ammazzavi la partita. Bisognava riuscire a trovare un colpo che magari non si è riuscito a trovare, il tiro di Scott, abbiamo avuto due o tre situazioni su Scott che si poteva comunque far gol, e è chiaro che poi lì non conta più quando sei 2-0, se prendi il 2-1 vai in affanno in qualunque campionato, in qualunque momento della stagione, cioè ci sta affanno, per modo di dire, perché poi sulle palle alte noi lì eravamo molto tranquilli, doveva uscire qualche cosa di sporco, tipo il loro gol, cioè in una situazione un po' sporca, perché sennò se anche continuavano a mettere palla avanti così, con quei tre difensori centrali lì era difficile che la prendessero davanti, insomma ero abbastanza tranquillo. Parlato fine del primo tempo con l'arbitro per quell'episodio? No, ho parlato con l'arbitro perché mi dicono che sono il responsabile della panchina, ma cioè io rispondo tanto per me e faccio fatica a rispondere per gli altri, semplicemente c'è stato un po' di caos dopo quel rigore clamoroso non fischiato e io ho cercato di tenere tranquilli gli altri, però poi non è che puoi dirmi che spelli me, cioè me lo dici, se vedi che la volontà è quella di tenere tranquilla la panchina, cioè puoi anche parlare con qualcuno della panchina se ti dà fastidio. Mi sembrava un momento in cui ci fosse un input troppo secco e poco obiettivo nei confronti di quello che stava succedendo, poi a fine tempo hanno capito che comunque c'era tutto fuorché la voglia di andare in polemica, insomma, ecco, mi sarebbe dispiaciuto dover uscire in una partita del genere, soprattutto perché non stavo assolutamente, cioè ho protestato sul rigore in sé, ma penso avrebbe protestato qualunque allenatore del mondo, cioè non, però è finita lì, cioè è stata una protesta molto composta. Ieri mister l'avevi detto, è una squadra che ha perso il fastidio. Vabbè, quello lo dico sempre. Vediamo dei risultati che giocano meglio fuori casa. Allora, con la rosa che abbiamo noi a disposizione è abbastanza agevole riuscire a preparare la partita perché ci sono tante soluzioni, questa è la premessa. E diciamo che all'andata mi aveva dato l'idea di una squadra che poteva darci fastidio sulla loro sinistra e che aveva una catena un po' più forte, e siccome stavamo lavorando noi sul 3-4-3 da penso un mese ormai da Querceta in maniera alternata in allenamento, ci tenevo a giocare una partita col 3-4-3 anche in casa, anche in vista della partita di Ravenna, cioè volevo passare da questo cambiamento, perché un conto è dire possiamo fare, un conto è fare, e penso che questa squadra qua aveva bisogno di uno step in più di maturità, anche per avere poi imprevedibilità durante le partite. Penso che sul piano del difensivo abbiamo fatto un'ora perfetta e nonostante questo abbiamo trovato molta più ampiezza rispetto al solito in casa. Questa secondo me è una cosa che ci può servire come esperienza e ci può rimanere lì, perché comunque nelle prossime partite ci può essere bisogno anche di questo. Mancaglia rimanere in panchina? No, è stato male stanotte. Ho avuto un problema stanotte, sì. Ma praticamente non era... No, vabbè, si poteva anche buttarlo dentro, però meglio che non servisse, insomma. Nell'ultima parte di secondo tempo forse terminale che aveva speso tantissimo. Sì, diciamo che doveva entrare solo in situazione estrema perché comunque aveva ancora la febbre in questo momento qua e quindi ho preferito non buttarlo dentro, insomma, ecco. Non ho questa domanda, ma è inevitabile oggi un pensiero a questo piotto con cui ci arriva lo scontro diretto. So che a voi piace guardare gli altri, io, a me piace guardare i miei perché diverto, cioè cosa volete che vi dica, che è meglio arrivare più 8 che più 5? Sì, vabbè, ve lo dico, però dipende cosa fai domenica, se no poi stiamo a dire le stesse cose. Io penso che noi in questo momento dobbiamo pensare a noi e a fare un passo alla volta. Oggi l'abbiamo fatto e sapevamo che oggi poteva uscire che andava più 8, poteva uscire che andava più 2. E quindi non era la stessa cosa, noi abbiamo fatto il nostro, adesso dobbiamo pensare a fare il nostro domenica,
fai il nostro domenica, vuol dire fare una settimana importante. Sono convinto che staranno tutti bene questa settimana qua, perché vorranno esserci tutti. In realtà è una partita da questo punto di vista come le altre, quindi giocherà chi sta meglio e chi arriva con la testa giusta, perché penso che la testa conterà molto in questo tipo di partita. E noi dobbiamo giocare, non dobbiamo guardare le classifiche, dobbiamo fare i calcoli, dobbiamo giocare, perché questo è il momento della stagione che o giochi e fai benissimo o cammini e parli, non c'è via di mezzo. Abbiamo visto gli ultimi 5 minuti, noi dobbiamo correre e far benissimo e basta, dobbiamo pensare all'altro. Grazie. A voi. Mister Robin, ciao, dunque, avete fatto una bella partita, forse il vostro gol è arrivato negli ultimi minuti, quindi è stato più complicato provare a tentare un pareggio, insomma. Noi ci abbiamo provato fin dall'inizio, questo è un monito per tutti i ragazzi giovani che abbiamo in rosa, venire a giocare a Rimini e fare una gran partita, fare un grandissimo secondo tempo contro una squadra rodata, contro una squadra forte, deve essere solo un punto di partenza per noi, per tutti i ragazzini che giocano nella nostra rosa. Noi partiamo da quella voglia lì di voler raggiungere il pareggio a tutti i costi contro la prima in classifica. Abbiamo altri obiettivi, indubbiamente, con una rosa giovane sono solo segnali positivi. Quanto vi ha destabilizzato trovare un Rimini che non giocava col 4-3-3 da solito? No, in realtà sono sincero, niente. Perché conosciamo i giocatori, conosciamo l'ambiente, abbiamo preparato la partita al meglio. I gol sono arrivati su due palle inattive, quindi sono sincero, senza offesa per nessuno, non è cambiato assolutamente niente. Ce ne mancavano, in realtà ce ne mancano un po' perché fa parte del campionato. I campionati, soprattutto di Serie D, sono lunghi, costellati dall'utilizzo di tantissimi giovani che frequentano la scuola ancora. Quindi in un periodo come questo, dove qualsiasi situazione si entra in quarantena o mezza febbre, si viene allontanati, bisogna fare i conti anche con queste cose qua. La nostra rosa è questa, andiamo avanti comunque a testa alta. Dispiace per chi non è potuto venire, perché comunque venire a Rimini e fare una gran partita come questa è sempre d'aiuto per le carriere future. Complimenti, perché siete una bella squadra di giovani e gioca. Grazie mille. Sia il mister che, insomma, è rammarico comunque per questo. Sì, c'è rammarico oggi, c'era rammarico mercoledì col Carpi, col Ravenna al 95esimo, col Forlì al 95esimo, così c'è tanto rammarico, bisogna portarsi dietro tutti gli errori e cercare di fare il meno possibile da qua in avanti, perché adesso le partite iniziano a diminuire e il nostro obiettivo è salvarci assolutamente. Grazie. Grazie a voi, veramente gentili. Grazie.
Una vittoria importante, anche se nel secondo tempo avete lasciato forse un po' troppo il pallino alle mani del computer. Ma sì, dai, abbiamo fatto una buona partita, secondo me, con un'ottima vittoria. Secondo me abbiamo disputato un ottimo primo tempo, giocando anche molto a calcio. E poi sì, forse siamo un po' calati nel secondo tempo, però io penso che la squadra abbia gestito abbastanza bene il risultato, anche se alla fine, negli ultimi 5 minuti, forse prendendo il 2-1, ci siamo abbassati ancora di più, però credo che in quell'istante la squadra abbia dimostrato carattere e penso che non abbia subito, dopo quel 2-1, neanche il tiro in porta, ecco. Raccontaci cosa è successo nel secondo gol. Gabi ha battuto il calcio d'angolo e io l'ho toccata, poi sinceramente non so bene cosa sia successo, però l'importante è che è entrata, quindi sono contento. Comunque chi abbia segnato vada bene. Ho visto che ridevi con Pietrangeli, sì. L'ultimo. Non lo so, io l'ho presa, poi continuando la corsa non ho visto bene, quindi, ma va bene, chiunque l'abbia presa è uguale, guarda. Comunque al di là di quello le palle inattive stanno diventando un fattore, e due gol oggi, quindi direi che... Sì dai, ci stiamo lavorando tanto e credo che i risultati si stanno vedendo, ecco, oggi abbiamo preso 3 punti, l'altra volta altri 3, quindi già sono 6 punti e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo perché è ancora lunga. Grazie. Andrea, allora, altri 3 punti pesanti che combinati al derby che precede il vostro con Ravenna, vuol dire insomma arrivi a più 8, un bel vantaggio insomma quando andrete al Benelli. Sì, un bellissimo vantaggio dopo una vittoria convincente di oggi, però non ci dobbiamo minimamente addormentare perché comunque mancano tante partite e bisogna pedalare fino in fondo. Primo tempo molto buono, nella ripresa un po' di stanchezza se l'hai vista? Sì, un po' di stanchezza, secondo me siamo entrati non benissimo secondo tempo, un po', non dico molli, un po' titubanti su qualche palla, poi loro hanno preso un po' di fiducia, però secondo me abbiamo tenuto molto bene comunque il campo senza rischiare grosse cose. Poi è venuto il gol nei ultimi 5 minuti, è normale che loro... Non ci avevano più niente da perdere, quindi l'hanno buttato tutto in avanti. Grazie. Vuoi?
Bentrovato Gianmarco. Partiamo dal tuo gol. Una bella punizione. Penso di sì, dai, dovevo un attimo rivederla, però penso che quando il portiere prende gol sul suo palo, secondo me è sempre un po' la colpa anche sua. Però penso che è partita abbastanza forte e è andata bene così, dai. Che partita è stata? Secondo me hanno fatto un buon primo tempo, pressandoli alti sin dall'inizio. Ultimamente in casa probabilmente non avevamo questo approccio, però secondo me oggi sapevamo che loro erano una squadra che giocava tanto e quindi dovevamo per forza aggredirli e provare a mettere in difficoltà in uscita. Oggi forse è il caso di una classifica di dargli un pochettino, no? Ma gliela diamo sempre, secondo me. Oggi dai, siamo un po' più contenti rispetto alle altre volte, però... ancora non è proprio secondo me finita, anche perché domenica in caso di risultato negativo se riabbiamo un'altra volta meno 5 andremo là sicuramente per fare la nostra partita e verrà fuori sicuramente una grossa partita tra due squadre forti. Chiaro che a livello psicologico questo forse in questo momento vale più per loro, no? Che per voi, loro arrivano a questa partita forse con meno carico possibile questo. Speriamo, infatti secondo me loro già pensavano a domenica, però il derby Forlì probabilmente non è, in questo momento era un po' in difficoltà, però il derby è sempre una partita sentita e infatti si è risultato così. Grazie. Grazie.